Nella periferia di Torino, delimitata da una linea gialla, è cresciuto un enzima che alimenta spazi sociali e comunità. Dentro il confine della linea gialla, anche negli orti urbani sta crescendo qualcosa di diverso. In Italia i contadini urbani sono circa 5 milioni, persone che curano un orto in giardino, in terrazza o in uno spazio comunale. Un esercito con la zappa in mano. Un confine, una linea gialla, li potrà fermare? Ok, ricordiamo che all'ingresso dell'orto storto, da dove proviene la musica, c'è un banchetto per la raccolta firme contro lo spostamento del balloon. Noi siamo del gruppo dello storto urbano, che è un giardino orto che è qua nel cuore del balloon. E oggi abbiamo fatto un'iniziativa per sostenere la permanenza di questo mercato nel luogo dove è adesso, ovvero il canale Molassi. E niente, stiamo raccogliendo delle firme e speriamo tutti quanti che rimanga qua. Noi lo vogliamo forte. Viva il balloon è libero e di tutti.